Bicelli e pillole di libri nel borgo antico. Ascoltiamo l'intervista a Paul Batti, autore del libro dal titolo Shabazz. Shabazz, la voce della giustizia. Parliamo del libro di Paul Batti, che è qui con noi e che ringraziamo per essere in nostra compagnia. Facciamo un cappello introduttivo per capire meglio di cosa stiamo parlando. Il 2 marzo 2011 viene ucciso suo fratello, ministro pakistano per le minoranze religiose, una figura fondamentale per il dialogo interreligioso in un paese difficile come il Pakistan. Sì, Shabazz praticamente era ministro federale, ma in tutta la sua vita lui aveva dedicato per la giustizia sociale, specialmente per le persone più deboli, in maniera particolare anche per le minoranze religiose dal Pakistan, che sfortunatamente appartengono alla classe marginata dal Pakistan. E grazie ancora a Paul Batti, noi ricordiamo Shabazz, la voce della giustizia, San Paolo Edizioni, e grazie anche a Libri nel Borgo Antico, la rassegna letteraria che si svolge a Bicelli ogni ultimo weekend del mese di agosto, e ci diamo appuntamento al prossimo libro.